Eccoci con Polifemo Tradizioni, siamo all'ultima puntata per quanto riguarda le tradizioni, tutti gli usi e costumi del periodo pasquale. Siamo partiti dalla Quaresima e arriveremo appunto a lunedì santo, a lunedì dell'Angelo Carsunit. Siamo con Enzo Risolvo, cultore delle tradizioni tarentine, e dobbiamo ringraziare il Bar Vittoria via Cesare Battisti 83 che ha voluto sposare questa idea, questo progetto appunto editoriale. Stiamo realizzando queste puntate all'aperto, quasi a voler far sentire ai tarantini la nostra storia, le nostre tradizioni. Beh, ovviamente Enzo, non urliamo, però poi ovviamente è il mezzo televisivo e il web darà ampia risonanza a questo sforzo editoriale, quindi il ringraziamento, dicevo ancora una volta, al Bar Vittoria. Davvero bello questo gazebo, immaginate come lo sarà in primavera, come lo sarà in estate, all'aria aperta, a contatto con i tarantini. Allora Enzo, oggi arriviamo alla meta. Sì, allora intanto siamo in una bomboniera, io ho piacere sentirti parlare di questo bar, perché proprio vale la pena per tutto, per come è organizzato, per come è una bomboniera. Le bomboniere sono le cose anche perché belle. Poi questo gazebo proprio dà l'idea, ci coccola di una bomboniera. Allora io volevo, come si dice in dialetto bomboniera? La bomboniera, cioè non c'è, no. È un italiano dialettizzato, ma poi se tu lo vorrai nel tempo verremo a parlare proprio delle parole in dialetto. Lo sapete che io abbiamo fatto 4 lunedì, adesso ci siamo bloccati, poi dobbiamo fare il 4 lunedì, insomma 4 lunedì dove con delle persone, 43 persone ho contato, stiamo discutendo sul dialetto, che è una cosa bella perché ci dà le motivazioni per amare il nostro dialetto, perché ci sono le etimologie greche, latine soprattutto, ma anche francese, spagnolo, eccetera, c'è arabi addirittura. Di questo poi magari nel tempo... Anche perché ho detto, Enzo, questo è solo un antipasto della nostra collaborazione, perché noi vogliamo far rivivere le tradizioni tarantine, riassaporare la storia tarantina nei vari momenti. Ora siamo nel periodo di Pasqua, ovviamente, ma così quando ci saranno le varie, così vari momenti della vita tarantina rivissuta appunto nel suo passato. E allora questa volta io ho una cosa, ora non ricordo se nelle precedenti puntate ne ho parlato, quando c'è l'uscita dei perdoni, osservate, i perdoni hanno il cappello in testa, sono alla ricerca di Gesù, non si sa che Gesù è morto. Quando invece c'è la processione dei misteri, quando si sa che Gesù è morto, il cappello in rispetto alla morte di Gesù lo si tiene sulle spalle, a parte il priore, a parte insomma il mazziere, eccetera. Un'altra cosa che è bello far sapere alla gente, ce l'ha riportato tanti anni fa una persona, un'altra grande personalità come Giacinto Peluso, ho detto prima, in questo caso Angelo Fanelli. Angelo Fanelli ci ha raccontato che, questo non insegnare, così abbiamo fatto con il dialetto, ci ha raccontato che il tempo che deve intercorrere tra una statua e l'altra della processione dei misteri è un tempo che si può calcolare nella recita di tutte e 15 le poste del rosario. Cioè se tu tra una statua e l'altra dici tre rosari praticamente, le misteri gloriosi, gaudiosi e dolorosi, nel frattempo è arrivata l'altra sala. Quindi questo è il tempo che dovrebbe intercorrere. Ma al di là di questo è simpatico che si fanno pure questi accostamenti. Poi c'è praticamente la Pasqua di Resurrezione. Finita la processione, il sabato, la domenica si aspetta. Sabato è il giorno del silenzio, la domenica il giorno di Pasqua, di Resurrezione. E la gente diceva una preghiera, anche qui sempre in dialetto: Gesù Cristo ha risuscitato, diavolo ha scattato.
a gloria lusi miur, porta poi ciò fariatur. Gesù Cristo risuscitato e a Madonna San Consolare. Allora, questa invocazione, io quando presentai questo libro alla presenza dell'Arcivescovo, menzioniamolo, abbiamo già, ecco, Pesc e Carcunit, un giovane e Vicchiarino. Facciamolo vedere. Presentai un pozzo di storia. Presentai questo libro alla presenza dell'Arcivescovo, il nostro reverendo Monsignor Santoro, il quale alla fine, pur mangiando taralli, eccetera, eccetera, disse, si avvicinò e disse: Enzo, tra le tante preghiere che io avevo declamato, dice, questa è quella che mi ha toccato di più, quella che ho detto poco fa. E quindi praticamente le usanze, stiamo parlando delle usanze. La mattina di Pasqua intanto si faceva il bagno per mondare il corpo da eventuali contaminazioni del peccato. E quando le campane suonavano, suonando a festa, annunciavano la resurrezione di Cristo, si scoprivano gli specchi coperti a inizio settimana e subito dopo, con una mazza, la mamma, la padrona di casa, incominciava a dare sui tavoli, sul letto, per terra, sui muri, e diceva: «Issa fora maligna che Gesù Cristo ha vissuto». Poi li metteva tutti insieme in ginocchio, dicevano una preghiera e finalmente i ragazzi potevano andare a chiedere la mazzetta ai parenti, quella che oggi chiamiamo la paghetta. E quindi finalmente si poteva mangiare, perché dopo 44 giorni di digiuno, di astinenza, eccetera, finalmente si poteva mangiare. E com'era il pasto del giorno di Pasqua? Era un tumbano preceduto da tutti i frutti di mare, un tumbano forna, agnido culopatan, un cazzamar. Spesso ho sentito questa espressione, un cazzamarro. Il marretto, che in dialetto significa cazzare e ammarrare. Quindi sono due parole messe in giro. Cazzare e ammarrare, cazzamarro. Io avevo sentito anche queste cose. Quando si picca una cosa in una borsa, no? Su cazzamarro. No? È proprio così. La carne viene messo in un involucro, viene stretto e ammarrato. E poi ovviamente per così estensione si è passati da questa pratica, diciamo, culinaria a un qualcosa di stressato, certo. E se voi, ragionandoci sul dialetto, anche questo è onomatopeico, che cazzare, ammarrare, cazzamare, anche se poi io mi freno quando devo fare certe relazioni nelle scuole, perché viene vista come una parolaccia, ma non lo è, però è meglio così evitare, comunque è involgarire un discorso, e quindi no. Poi si faceva la frutta secca, i taralli, il taral cuscelet, culot, cu pepe, insomma, e ci si preparava poi a ucarazunid. Sarebbe in Pasquetta, il lunedì dell'angelo. Allora, anche qui Giacinto Peluso, il grande Giacinto Peluso, ci raccontava che Carosunid deriva da Carosino, cioè Carosino, il giorno di Pasqua, è la festa della Madonna delle Grazie. Il giorno dopo allargavano la loro festa e andavano in campagna i carosinesi, nei pressi di Cimino, Ovazzona meglio ancora, dove andavano anche i tarantini a fare la festa del lunedì dell'angelo, e vedevano i carosinesi che facevano una grande festa di carosino e i tarantini facevano una piccola festa, non carosunid. Tutto questo io l'ho anche messo sul libro. A proposito, Luigi vi ha fatto vedere il libro, però non ce n'è neppure uno, io ne ho trovato. Allora è un'occasione per ristamparlo. Sarebbe un'occasione per ristamparlo, però ho altre idee. Magari, come si suol dire, riveduto e corretto. Non solo. Ampliato. Facciamolo vedere con il nostro operatore, che ce lo mostra.
qui sul retro abbiamo delle foto, Enzo, di tue e mia figlia. Di tua figlia, eri più giovane, ma sei rimasto 8 anni fa. Ma sei rimasto, anzi, hai arricchito il tuo patrimonio di conoscenza, hai approfondito. Sì, assolutamente. Io per aver fatto questo dizionario ci ho impiegato 6 anni e mezzo per farlo, ma per mesi sono stato alla facoltà di dialettologia per rubacchiare, proprio come gli studenti, rubacchiare qualche cosa che mi poteva sfuggire. Delle tecniche proprio. Sì, sì, assolutamente. Io ho due... decodificare. Sì, sì, io alla festa delle tradizioni nazionali che abbiamo fatto il 26 ottobre ho avuto il piacere di, che uno di questi professori, Carrassi, tenne la relazione proprio sulle tradizioni. Ritorniamo sulle tradizioni. Allora, Nugarsunit, il problema qual è stato? 2 anni fa, credo, fui chiamato a fare una chiacchierata in un paese della provincia di Matera, 4.000 abitanti, il sindaco del quale comune era anche il presidente della provincia di Matera. E facemmo questo incontro, diciamo gemellaggio. Quando io parlai di Carrasunit, dissi no, ma anche qui si dice Carrasunit. Questo però mi ha fatto cadere tutto a terra di quello che era la spiegazione che ci sono stati dati prima. Comunque Carrasunit, noi diciamo Carrasunit, la tradizione vuole che deriva da Carosino, però Carrasunit vale lo stesso. Scusate se prendo, per esempio, il loto, Ukak, il dialetto noi lo chiamiamo Pigliangul, e io so che se vai a San Giorgio non si chiama Pigliangul, se vai a Massapo non si chiama, perché proprio si prende dalla parte posteriore, allora, come se fosse il sedere, diciamo, in termini sì, educati prendo da dietro, da sotto, preso da sotto, preso da rete, preso da Angul, Pigliangul. Allora lo stavo raccontando ad una, in un convegno, quando stavo parlando di queste cose, che si dice sulla Taranto, mi viene da dire sulla Taranto, solo a Taranto. Si alza un signore che stava proprio in fondo, dice no, no, al paese mio si dice Pigliangul, e perché? Ho detto qual è il tuo paese? Bari. A Bari un Pigliangul è uguale a quello nostro. Vedete un po' come sono le cose. Comunque, ritornando a noi, i dolci. A differenza dei dolci natalizi che sono Petla, Sanacchiude e Cartadot, qui ci sono Utarad, vari tipi di taralli, Oculumba, Apacred e Ascarced. Allora, il tarallo rappresenta l'amore di Dio che non finisce mai, che non ha un'interruzione. La colomba rappresenta la pace, la pecorella l'agnello sacrificale di Dio, Ascarced, la scarsella. La scarsella è un tipo di borsa, questa era la scarsella, era un tipo di borsa che i contadini portavano alla cinta quando dovevano andare a prendere le uova. Quindi è questo, la scarsella con le uova. Le uova rappresentano la vita, quindi la risurrezione di Cristo. In genere le scarcelle si dovrebbero mettere 3 uova che dovrebbero rappresentare fede, speranza e carità. Però quando si facevano questi scambi tra i genitori dei fidanzati, cercavano di metterne quanto più possibile per fare bella figura, cioè. No? Vabbè, queste sono le cose. Finisce questa nostra bella, questo bel intrattenimento con un modo di dire tarantino. A Pasqua a Carrasunit le creature non sentono freddo, piangono con tutto il cuore, con cercando. Bene, Enzo, e allora terminano qui queste puntate relative alle tradizioni pasquali tarantine. Il nostro è un semplicissimo e brevissimo arrivederci, perché con Enzo vogliamo riscoprire tanti aspetti della nostra tarentinità, non solo legata questa ricerca alle feste, diciamo alle festività religiose, ma vogliamo anche magari analizzare certi termini, certe parole, quindi ovviamente il tuo dizionario dialettale sarà
estremamente prezioso. Quindi intanto un vivissimo ringraziamento e un abbraccio ad Enzo Risolvo e un grazie, 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 lo dico con forza, lo diciamo col cuore, al Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83, che ha voluto appunto sposare questa serie di puntate proprio con lo spirito di riscoprire le nostre tradizioni, perché non dimentichiamolo mai, non dobbiamo rinnegare mai, anzi dobbiamo valorizzare quella che è la nostra storia, quella che è la cultura dei nostri padri. Alla prossima!